Gran palla di Insigne, Berardi in area, il cross in mezzo, il pallone deviato dal portiere Pico Farrell, finisce sul fondo e quindi calcio d'angolo. Ha spazio per aprire proprio verso Federico Chiesa, che può toccare posizione di alla sinistra, entra nel rigore Chiesa, Chiesa passo doble, prova ad andarsene, Chiesa sinistro, pallone rasoterra, centrale morbido. Adesso siamo 3 contro 2, Berardi, Insigne in area di rigore, la finta, la palla sul sinistro, Insigne che non tira in porta e si lascia prendere il pallone dal portiere avversario e quindi svanisce anche questa possibilità per la nostra nazionale e non è possibile. La partita è chiusa, è finita e in questo momento l'Italia non arriva direttamente a Qatar 2022, bisognerà ancora aspettare il mese di marzo. La vita è strana, a volte ci sentiamo invincibili, altre volte le persone più fragili. A volte ci sembra che non ci sia una soluzione per il nostro problema, che per quanto cerchiamo non ci sia un modo per cambiare la situazione. Ma voglio dirti che c'è sempre una soluzione. Non so che mese, nessuno. Sì! Bello, questo molto bello. C'è la capelada in duo. E allora suggerimento per il CT Mancini: se l'Italia fa fatica a segnare, purtroppo ci toccano ancora una volta i playoff 4 anni dopo, speravamo di evitarli, ma è andata così. Invece nei dilettanti, insomma, i bomber ci sono e vanno a segno. Chiaramente ci scherziamo un po' su, forza azzurri, speriamo davvero di rifarci a marzo, perché insomma il movimento, come ha avuto bisogno della grande vittoria dell'Europeo, avrebbe bisogno anche di partecipare al prossimo mondiale. Comunque torniamo ovviamente sui nostri campi della Serie C, la terza categoria. Benvenuti, bentornati amici di Cremona 1, a tutti in campo. Tanti gol, tante partite, qualcuno l'abbiamo già visto, tanti bei gol, mi permetto di evidenziare ancora una volta, e ben 4 ospiti nel nostro studio che presentiamo. Partiamo alla mia sinistra dal mister della Leoncelli, capolista, Riccardo Rabaiotti. Ciao Riccardo. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Eri con noi con la maglia dell'Olmese per tanti anni, qualche stagione è stato qui con noi, è la prima volta da ospite, diciamo, della Leoncelli. L'Esperia che ne ha mandati due ospiti con il bomber, abbiamo visto a segno di testa Marcello Cesini. Ciao Marcello. Ciao, buonasera. Nipote, lo diciamo perché insomma il cognome non mente, del recordman di presenza della cremonese Luciano Cesini, sì. Che insomma Cremona è un'istituzione, a Cremona provincia, anche a Piadena d'Arizona. Poi abbiamo invece, sempre per l'Esperia, Michele Barbisotti. Ciao Michele, benvenuto. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. E un benvenuto anche al portiere della PIEV 010, Riccardo Matarozzi. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Non ho sbagliato i nomi, quindi siamo già a buon punto, direi siamo partiti bene. Così invece, diciamo, la partenza per quanto riguarda le partite, perché insomma la Pergolettese ottiene un punto in casa Gian Arminio. È un punto che fa rabbia, anche se va detto che per come è andata la partita, lo vedremo adesso, il pari è giusto. Vediamo com'è andata. Arriva nel finale, come già accaduto nel campionato 2019-2020, la beffa per la Pergolettese in casa della Gian Arminio. Un pareggio amaro, perché un successo avrebbe portato i gialloblu molto lontano dalla zona rossa. Invece tutto rimane come prima, anche se va detto che stavolta la squadra di Gorgonzola ha strameritato il punto. Il sapore è comunque quello dell'occasione perduta contro la squadra dell'ex Matteo Contini. Parte bene la Pergolettese, girata di Morello, imbeccato da Zennaro, parata a terra da Zanellati. Dopo 3 minuti perna dentro l'area, colpisce a botta sicura, Galeotti è bravissimo nel deviare in corner. Insomma, si preannunciava una gara ermetica, invece le occasioni ci sono. All'11° botta di Palazzolo dai 20 metri e palla che colpisce la traversa. Ospiti in avanti sull'asse Varas, che viene contratto, e Scardina, che di testa manda di poco a lato. Al 31° invece ecco il gol della Pergolettese, guidata in panca da Albertini per la squalifica di Lucchini. Angolo di Lepore, nuovo acquisto dal Monza. Sul primo palo Zennaro mira l'angolo lontano e fa 0-1.
Al 38esimo il contropiede di Morello è solitario, anche perché nessun compagno arriva a deviare l'interessante cross, mentre la Giana, un po' fumosa nella manovra e macchinosa, arriva comunque alla conclusione con D'Ausilio, che centra il palo grazie anche all'intervento di Galeotti. Non è finita, dal corner che segue, zuccata di Magli e terzo legno per la Giana Erminio in meno di 43 minuti. Sembrano buoni segnali, ma la pergolettese li pagherà tutti alla fine. Altra traversa al 51esimo dei padroni di casa, con un rimbalzo strano per il quale Scardina rischia l'autorete dopo il flipper con Ferrara. Morello alleggerisce la pressione, girando alto un bel cross di Bariti da destra. La Giana però si fa preferire, Palazzolo impegna seriamente Galeotti che si supera ancora una volta. Non c'è un attimo di pausa, ancora Bariti imperversa sulla destra, cross in area dove Scardina colpisce di prima intenzione ma troppo centrale, Zanellati para. Proprio nel momento in cui la pressione della Giana sembra scemare, ecco il pareggio, punizione di Cafferri, non la tocca nessuno e la sfera si infila sotto l'incrocio. Finisce così, il rammarico è tanto, ma per quanto si è visto va anche detto onestamente che la Giana Erminio non ha rubato nulla. Allora andiamo a vedere subito i risultati, eccoli qui. E la prima domanda la facciamo a Riccardo Rabaiotti. La Giana non ha rubato nulla, quattro legni sono lì che parlano, insomma forse tremano ancora, però è chiaro, Padova Juventus si giocherà a dicembre, ricordiamolo, però è chiaro che quando vinci 1-0 al 90esimo e prendi un gol così, peraltro non è il primo gol, certo, tra virgolette, strano, come ha detto anche Fogliazza, che il Pergo prende, un po' ti girano le scatole, insomma, vediamo anche la classifica. Ma sì, quando c'hai un po' la fortuna che gira dalla tua, l'altra squadra prende un po' di legni, al 90esimo stai vincendo, penso che prendere gol su una ripartenza, poi crea una punizione, mischia gol, non è un bel segno, perché comunque va portata a casa. La classifica lì, con i due punti di penalità che ha anche ricevuto il Pergo, insomma, c'è una bella bagarre lì dietro. Il Legnago e il Mantova hanno anche vinto, quindi il Pergo gioca, ma deve concretizzare di più le occasioni che crea. E lì in fondo non è mica facile. Domenica non positiva, perché lo dicevi tu, ha vinto il Mantova, ha vinto Legnago. Teniamo un attimo la classifica, perché immaginate il Pergo con due punti in più, guardate dove sarebbe. È vero che sono tutte lì, per carità, perché a 14 c'è una sfilza di squadre notevole. Però quei due punti più i due di penalità, il Pergo potrebbe essere tranquillamente nella parte sinistra. Questo però, Marcello, può essere anche uno stimolo, perché una classifica così corta, sì, da un lato ti spaventa perché vedi che l'ultimo posto è lì dietro a due punti, quindi teoricamente domenica potresti anche essere ultimo, però è anche vero che domenica puoi andare nella parte sinistra, cioè veramente tutto da costruire questo campionato. Sì, è un campionato tosto, è una bella bagarre e ovviamente è vero come dici tu, ti può spaventare da un momento all'altro, sai che puoi finire in fondo, ma allo stesso tempo hai quella voglia di fare punti per riuscire a staccare quelle dietro e nello stesso tempo recuperare su quelle davanti, accorciando di molto la classifica, quindi riuscire a staccare dietro e sentirti un po' più tranquillo, ecco. Michele, tu mi hanno detto ti mando Barbisotti perché ha fatto Luciano Cesini è il recordman della Cremonese, Barbisotti più di 500 partite nei dilettanti. Con quella di domenica 557. Ecco, perfetto, quindi insomma un numero importante. E direi importante è un eufemismo, però ti chiedo questo, un campionato del genere quando va sostanzialmente a decidersi secondo te? Perché veramente è abbastanza impressionante la spaccatura che a un certo punto, diciamo dopo le prime quattro, ci sono quei sei punti e poi veramente te la giochi sul filo del punto. C'è un campionato così, quando si può risolvere? Cioè ce lo teniamo così fino a aprile oppure prima o poi, per esperienza anche personale, diciamo? Ma io dico che in un campionato così equilibrato si risolverà in primavera, perché l'importante è stare attaccati al gruppone, punto più punto meno, c'è da stare attaccati al gruppo e cercare di non staccarsi troppo e non perdere troppi punti. E una volta che dopo arriva la primavera, di solito si decide lì i campionati. Certo è che il punto, i due punti fanno la differenza quando devi salvarti, quando devi lottare per la sopravvivenza. Il punto fa, un punto solo può fare la differenza, quindi due punti persi comunque al 92esimo, 93esimo domenica, due punti di penalizzazione, insomma sono punti pesanti, spero che non influiscano sulla loro
classifica finale, anzi gli faccio un grande in bocca al lupo che se la cavino alla grande, ecco. C'è tempo comunque per recuperarli questi punti. Riccardo Mattarozzi, da portiere ti faccio una domanda su un altro portiere. Il gol della Giana, qualcuno ha criticato Galeotti, portiere del Pergo, che dobbiamo dire il Pergo quest'anno qualche punto per colpa dei portieri l'ha perso. Dopo è vero che l'errore del portiere, come ben sai, difendendo la categoria, si nota subito. Tra l'altro facciamo vedere la maglia, l'Apollo dei goalkeeper Cremona, così anche Fabio Dioli è contento, il nostro amico Dioli. Dicevo però, secondo te su quel gol poteva fare di più, oppure quella mischia in area gli ha tolto la visuale, come può essere? Allora, da portiere secondo me una situazione del genere è molto, può essere criticabile e no. Secondo me campo pesante, molta gente in area di rigore, comunque ha calciato anche abbastanza bene, quindi secondo me i criticoni diranno che è colpa del portiere, ma secondo me non è stato influente. Ricordiamoci che prima ha salvato anche il risultato con due o tre ottime parate. Eh sì, quindi insomma il pari che ha salvato prima lo ha concesso alla fine, però sicuramente, tra l'altro se non sbaglio sui giornali il voto era tra 6,5 e il 7, quindi penso che quantomeno i giornali abbiano premiato insomma la prestazione di Galeotti. Noi adesso, ricordando che la prossima è Pergoltese Provercelli, gara davvero non male, insomma anche nobile devo dire, perché la Provercelli è una squadra nobile del nostro calcio, andiamo a vedere il Crema che si è riscoperto una squadra ferma grandi e poteva starci anche il colpaccio. Vediamo com'è andata col San Giuliano City. È un Crema 1908 ferma grandi e la riprova arriva dal 2-2 col San Giuliano City, senza dubbio una delle squadre più dotate del girone B di Serie D, con una differenza rispetto all'1-1 contro il Desenzano Calvina che alimenta il rimpianto ma al contempo deve aumentare l'autostima. Stavolta è stato lo squadrone milanese a dover rincorrere. Dopo un primo tentativo debole di Falle, Rinaldini inizia ad accendersi e a dimostrare che la partita non sarà a senso unico. Anzi, su cross di Poledri, Cocci trova il muro della difesa ospite. Sempre Cocci, al primo dei due minuti di recupero, alza troppo la mira in diagonale dopo servizio intelligente fornito dal tandem Rinaldini-Poledri. Ancora più clamoroso è però l'errore sempre di Cocci, che davanti alla porta non finalizza un'azione perfetta tutta in linea del Crema 1908. Errore grave che però ha un merito: far credere ai nerobianchi, domenica in rosso, che il colpaccio è possibile, anche se nella ripresa in avvio serve la doppia chiusura di Hernan e Cerri per evitare guai con l'ex Pergo Ferrario in agguato. Zilioli toglie palla dall'angolino su una conclusione da fuori, dopodiché arriva il vantaggio locale. Ferretti calcia e impegna il portiere, Cocci prende il rimbalzo ma viene steso. Da dischetto Ferretti non si fa pregare, 1-0. Ferretti fa 5 ma potrebbe fare 6 subito dopo, stavolta Bonadeo resta in piedi fino all'ultimo e lo ipnotizza. Dopodiché il San Giuliano inizia a fare il San Giuliano e Ferrario fa il Ferrario. Zilioli, con un miracolo, dice no alla sua girata da metri zero, poi il bomber si conferma implacabile e di testa, sempre troppo libero, pareggia. Sembra finita e invece le montagne russe iniziano adesso. Ferrario è on fire e segna subito l'1-2 battendo Zilioli, che inizialmente l'aveva fermato. Il Crema 1908 tuttavia ha cuore e carattere e dopo aver rischiato il tracollo sul tiro del solito Ferrario, Ferretti vuole dimostrare di non essere da meno nella sfida dei cannonieri e di testa trasforma il 2-2. Partita bellissima, Crema vivo e mister Bellinzaghi non può che essere soddisfatto. È stata una partita in cui abbiamo alternato vari momenti. E secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, affrontato con personalità contro una squadra forte che ha avuto momenti di prevalenza territoriale, ma poi dopo quando siamo riusciti a muoverla bene siamo stati molto molto pericolosi, anche con Cocci che è andato molto vicino al gol in un paio di situazioni, se non vado errato, adesso magari mi confondo, e quindi il primo tempo è stato affrontato secondo me con grande personalità. Il secondo tempo che ci ha trovati in vantaggio e ci ha visti avere l'occasione per il 2-0 era una situazione nella quale probabilmente avrebbe dato una direzione alla partita. Poi dopo il doppio gol loro, sul primo secondo me c'è un mezzo errore nostro, sul secondo sono stati veramente bravi, un grandissimo gol, un applauso a loro. E lì effettivamente se non credi in quello che fai rischi di uscire dalla partita. Invece i ragazzi hanno avuto
non ha avuto la forza di continuare ad insistere e di pareggiarla con addirittura l'intenzione di lasciare il 3 contro 3 dietro e sull'ultimo calcio d'angolo, forse un po' troppo coraggiosa. E allora subito i risultati della Serie D, girone B, li vediamo. L'Arconatese che non sbaglia e continua a fare l'andatura, però da mister Riccardo ti chiedo il peso di questo pareggio, perché comunque è un Crema che pareggia col San Giuliano, pareggia col Desenzano che è un'altra delle prime, tre risultati utili di fila se non sbaglio dopo aver perso con la Casatese, insomma segnali di continuità forse non casuali, perché giochi con squadre un po' più aperte che ti lasciano giocare, il Crema ha qualità e poi c'è il fatto che adesso il gioco di Belinzaghi comincia a vedersi, era un allenatore nuovo, forse serviva tempo, la classifica anche. Certo, il Crema è partito con 0 punti nelle prime 3 partite, hanno preso Bomber Ferretti che è il primo anno che fa i dilettanti, ha fatto 6 gol fino adesso, ha trovato nelle ultime 3 partite anche una fascia destra ricoperta da 2 ragazzi delle giovanili, quindi Cherry del 2001 e Cocci del 2003, quindi ha trovato l'equilibrio, la quadratura giusta. Il campionato di Serie D è tosto. Il Real Calepina, allenato da Zenoni, domenica gli hanno anche dato i 2 punti in più per un giocatore squalificato che ha giocato in una partita contro di loro. Quindi secondo me ci sono le possibilità adesso per crescere e vincere gli scontri diretti. Deve fare il passettino di vincere gli scontri diretti contro squadre che hanno i loro stessi punti e quindi saper interpretare bene queste gare e portare a casa i 3 punti. Eh sì, perché adesso arrivano gli scontri diretti. Guardiamo la classifica, vado da Michele Barbigiotti, perché domenica c'è Castellanzese-Crema. Il Crema viene prima, in mezzo ai 2 pareggi con le prime, da una vittoria a Ponte San Pietro. Insomma, adesso è il momento di continuare a dare continuità. Questi segnali, Michele, anche se sono soltanto, tra virgolette, pareggi, quanto possono aiutare? Più il morale, più la classifica, come la vedi? Ma sicuramente fare risultati utili consecutivi aumenta l'autostima del gruppo, aumenta l'autostima dell'allenatore e queste sono tutte cose molto positive. Certo è che adesso devono inanellare qualche risultato utile e importante, tipo vincere domenica lo scontro diretto con la Castellanzese, che ha solo 1 punto in più. E anche qua comunque, come quella del Pergo, la classifica è molto corta, nei bassi fondi, quindi basta una vittoria o due per tirarsi fuori, uno o due passi falsi e magari ti stacchi definitivamente. Quindi devono stare attaccati anche loro al gruppo e, come diceva Riccardo, devono vincere gli scontri diretti per forza, per tirarsi fuori. La qualità c'è, hanno preso questo bomber davanti Ferretti che 7 partite, 6 gol, quindi direi notevole la media, e hanno tutte le carte in regola sicuramente per tirarsi fuori anche loro da questa situazione, ecco. Si è calato molto bene nella realtà della D, non era scontato per un professionista, per uno che ha sempre fatto il professionista. Marcello, così guardando appunto a queste gare, alla partita che abbiamo visto, questo 2-2, a un certo punto la partita sembrava persa, Ferrario fa l'1-2, il San Giuliano si porta avanti, sfiora il terzo gol, e qui ha detto una frase, secondo me, il mister, che è molto importante, ha detto: una squadra allo sbando che non sa quello che fa, lì molle, magari la perde anche 4-5-1. Invece sono andati a riprendersela quando addirittura potevano essere in vantaggio 2-0 e poteva essere una mazzata. È un segnale anche questo mentale? Sì, è un segnale, anche perché, come abbiamo visto nelle riprese, hanno sbagliato il gol del 2-0, che anche quello può essere che ti dà una mazzata, soprattutto se sei in fondo alla classifica e prendi poi 2 gol, uno in fila quell'altro. E loro sono stati molto bravi perché hanno avuto appunto la forza e la capacità di reagire stando ordinati, non andando allo sbando, e riuscire a trovare il pareggio e poi nello stesso tempo riuscire a portarlo fino in fondo il pareggio, quindi è una cosa molto importante, perché muovere la classifica, anche un pareggio essendo nei bassi fondi della classifica, è sempre un punto importantissimo. Poi soprattutto con una squadra che è costruita, perché San Giuliano l'ha detto all'inizio, costruito per vincere, non si sono nemmeno troppo nascosti, diciamo. Riccardo, a te vengo sempre per i portieri, stavolta direi promossi tutti e due, perché gol direi più o meno imparabili. Zilioli 2 o 3 belle parate, il Bonadeo, che è il portiere di San Giuliano, ha fatto la parata nell'1 contro 1, che ha tenuto aperto il match, insomma la concorrenza è buona in questo caso.
No, qua penso che non ci sia nulla da dire, anzi Zigliolli nelle nostre classifiche che facciamo sempre sui social è quasi sempre presente, quindi sì. Per sottolineare che comunque è un buon portiere, anche adesso dalle immagini si è visto che comunque due o tre interventi molto buoni li ha fatti, e poi comunque è un portiere conosciuto e comunque un ottimo portiere per una Serie D a mio avviso. Certo, assolutamente sì, lo sta dimostrando ampiamente. Noi andiamo adesso un attimo in pubblicità e poi torniamo per parlare di eccellenza, promozione e prima categoria, tra poco. Di Pandino con la reazione finale, insomma una liberazione per la Louisiana che vince 2-0, abbiamo visto i gol che hanno segnato il match con la Ponte Lambrese, Marinoni e Rota, ci voleva perché insomma ne aveva bisogno la Louisiana, ci voleva anche il segnale dato dal Ufanenghese che batte il San Colombano addirittura 5-0, e qui è proprio la dimensione della vittoria che fa capire la forza di questa squadra che, lo ricordiamo, sta reagendo anche a un subiudice che rischia poi di andare a cambiare i connotati al campionato e alla classifica. Male per il risultato soltanto il Castelleone che perde 3-1 con la Trevigliese e dunque adesso si inguaia un po', però insomma la vediamo la graduatoria. E la domanda che faccio a Riccardo Rabaiotti è questa: si stanno un po' delineando le posizioni, la Louisiana nel mezzo, nel limbo grazie a questo successo, grazie anche a una vittoria a tavolino se non sbaglio, l'Ufanenghese sappiamo è forte ma perderà forse qualche punto per il tesseramento di Scetti, Castelleone è destinato probabilmente a soffrire, aveva un po' illuso quella partenza, oppure c'è spazio per qualcosa in più secondo te? Non so, il Castelleone penso che il suo obiettivo sia la salvezza. Domenica avevano fuori 6 o 7 giocatori pseudo titolari, e quindi quando magari non è una rosa stop, quando c'hai qualche assenza diventa non importante ma importantissima, quindi per adesso penso che siano anche abbastanza contenti del campionato che stanno facendo, sono dietro un po' di squadre, non devono mollare e come abbiamo detto prima gli scontri diretti devi portarne a casa più punti possibili perché poi dopo andare a giocare contro le prime 4, 5, 6 forza del girone magari puoi anche perdere, anche se non vai mai in campo per perdere, però la disparità di valori certo. Delle volte è molta. Marcello, la classifica anche questa è molto interessante, qualcuno aveva detto un paio di puntate fa sono i campionati all'insegna dell'equilibrio, vabbè la Leoncelli la mettiamo da parte, poi lo vediamo. Però direi che in tutti gli altri tornei che stiamo vedendo, teniamo un attimo la classifica, regia, lo vedete, praticamente le prime 7 sono lì in 3 punti e l'Ufanenghese, ripeto, potrebbe perdere qualche punto, il che non è una bella notizia perché con questo divario così minimo rischi davvero di finire dal primo al settimo posto in un attimo. Però sì, è un campionato veramente aperto questo. Sì, sì, è un campionato aperto, soprattutto appunto tra le prime. Poi c'è un po' uno stacco tra i 21 punti e i 17, che sì, sono comunque 4 punti, non tantissimi, però le prime sono questione di 3 punti, hai 7-8 squadre, e quindi giochi sempre sul filo del rasoio, cioè partita dopo partita te la giochi sapendo che da una domenica all'altra puoi entrare o uscire dai playoff, quindi non sai mai, cioè non sai mai come andrà poi la domenica successiva, devi sempre giocartela lì. Anche per questo ci auguriamo ovviamente che dal giudice sportivo non arrivi una mazzata, perché davvero l'Ufanenghese i punti se li è meritati, poi le regole sono regole, per carità, non stiamo difendendo nessuno, è chiaro che è un cavillo burocratico, e ripetiamo, è giusto che ci sia il regolamento, quindi l'errore c'è stato e va pagato, però non è che l'Ufanenghese abbia tratto vantaggio dalla situazione Scetti, perché semplicemente hanno sbagliato a mettere il nome, però ripeto, il regolamento c'è e va rispettato.
Michele, andiamo a fare un salto in promozione, vediamo un po' come sono andate le nostre, direi molto bene, non per togliere meriti, però insomma era un turno facile, anche se di facile tu mi insegni non c'è nulla, però insomma 3 su 3, e la Soncinese che è approdata anche ai quarti di Coppa, quindi insomma comincia ad essere un discorso anche interessante. Soresinese destinata, secondo te, è il nome più di spicco delle nostre tre, senza nulla togliere le altre, vediamo la classifica, destinata a fare il vuoto o è ancora presto? Domenica c'è lo Sporting Barona, quindi è un bel match. Ma fare il vuoto non lo so, perché comunque è sempre difficile in questi campionati fare il vuoto dietro di sé, e però sicuramente la Soresinese, il Romanengo e la Soncinese stessa stanno facendo molto bene, stanno galoppando alla grande. La Soresinese è là davanti, quindi con merito, il Romanengo anche lui è là davanti, è terzo a 3 punti della Soresinese, quindi sta facendo bene. La Soncinese si è ripresa la grande dopo una partenza un po' così così, e quindi tutte e tre stanno facendo molto bene. Secondo me fare il vuoto è difficile, poi dopo è sempre il campo il giudice supremo, però è difficile. Michele, precisiamo che peraltro Soresinese, Romanengo e Soncinese, chi più o chi meno, hanno già vissuto la fase tra virgolette down, cioè quella in cui magari è stata un po' la secca, no? Nel senso che la Soresinese ha perso qualche punto, la Soncinese l'ha partita male, infatti ha cambiato il mister, il Romanengo forse è quella che tra tutte ha avuto meno problemi in questo avvio, ma qualche punto l'ha perso, cioè potrebbe anche essere questo un segnale positivo, nel senso che ma quello sicuramente hai già passato la mini crisi, ecco, diciamo. Sì, quello sicuramente, poi dopo in un campionato di solito ce ne sono sempre un paio di periodi down, 2 o 3, dove comunque c'hai qualche infortunio di troppo, c'hai qualche partita che ti gira male, qualche partita dove non riesci a concretizzare quello che produci sul campo, quindi sicuramente ce ne saranno 2 o 3 in un campionato, però se è già passato uno e essere là comunque in alto è già un segnale molto molto positivo, e anche loro penso che possano starla in alto e giocarsela fino alla fine, perché le rose che hanno sono sicuramente competitive. Andiamo a vedere la prima I, entriamo in prima categoria, sappiamo che sono ben 4 i gironi in prima, lo vedete, questo è quello Cremasco-Lodigiano, la Scannabuese 3-0 con l'Ofanengo continua a fare la voce grossa, si ferma invece il Palazzo Pignano, ma la buona notizia è che l'Oriese ha fermato sul pari la capolista San Biagio. Vediamo la graduatoria, vi dico già che qui domenica saremo a Spino d'Adda con il nostro Francesco Iacini per Spinese Scannabuese, che va praticamente a mettere insieme un po' la zona alta e la zona bassa della classifica, quindi insomma uno scontro che nessuno ovviamente per motivi diversi vorrà perdere. In prima H invece qui coinvolgo il nostro Riccardo Matarozzi, perché è un girone che la Pieve ha fatto qualche non tanti anni fa. Insomma, c'è chi si è scatenato, e mi riferisco alla Grumulus che ne ha fatti 6 al Torrazzo e 5, e il Castelvetro che ne ha fatti 5 al PSG. Intanto ti chiedo se ti aspettavi, scusa, questi 5 gol del Castelvetro, che sembra essersi ripreso tutto in una volta. Allora, io non mi stupisco affatto del Castelvetro, perché comunque è sempre stata una squadra che in prima categoria la sua bella figura l'ha sempre fatta. Qualche anno un po' meno, qualche anno di più, però comunque c'è sempre stata dentro alla grande. Sulla Grumulus, da spettatore, pensavo che la partita col Torrazzo non fosse difficile. Poi ovvio, c'è certo il campo che decide tutto, però mi aspettavo una sua vittoria. Magari non così larga, però comunque la sua vittoria me l'aspettavo. Magari 5 gol del Castelvetro, magari no, mi aspettavo un 2-0. Sì, 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 un così po' più 5 gol contenuto. Magari no. Ecco. Mi ha fatti 3 badini, perché è uscito a mangiare con me sabato sera. Infatti ah, ecco, mi sta chiamando ancora perché vuole uscire anche sabato questo. Però non è che posso sempre di sabato pagare la cena, uscire con badini. Adesso cioè ti sei fregato ormai, okay. Devi pagare la cena a tutti. Pagherà lui. Vediamo la prima L con Rivoltana e Sernianese che insomma respirano, perché la Sernianese vince 1-0, la Rivoltana 1-1. Vedremo la classifica, Busnago Fontanella è stata rinviata, tante gare rinviate soprattutto in seconda e terza per il maltempo, soprattutto in terza devo dire. Vediamo la graduatoria, insomma Rivoltana ancora sul fondo ma ha dato un segnale, la Sernianese invece sta iniziando a respirare. Chiudiamo il blocco di prima con la Casalese che si è scatenata anche qui un po' come il Castelvetro. Qui vado da Cesini perché insomma è un casalasco e quindi chiedo a te. Casalese 5-0, lo vedete, sulla Calestanese. L'impressione è che fuori casa la Casalese debba un po' rimpiangere quei punti persi. Vediamo la graduatoria.
c'è tempo per carità, però quei 7 punti dalla vetta, secondo me, per il valore che hanno i biancocelesti, non ci stanno in questo momento. Sì, hai ragione, sono una squadra, ne conosco parecchi di ragazzi che giocano lì, sono un'ottima squadra, hanno giocatori di qualità, soprattutto nel reparto offensivo, e conosco bene anche il mister, che è molto bravo, mi ha allenato un anno alla Martelli, è un bravissimo mister. Lui era partito da lì, tra l'altro, per andare poi a Casalmaggiore, sì, per tornare, esatto, a Casalmaggiore, esatto, in prima squadra. E quindi so che sicuramente possono fare bene, devono continuare a crederci e continuare a far punti, che sicuramente a fine stagione avranno dei buoni risultati. Anche perché, se non ricordo male, adesso cominciano gli scontri diretti, quindi insomma, quale migliore occasione per mangiare qualche punto a quelle lì davanti? Esatto. Poi, blocco finché Veneroni continua a segnare. Esatto, lo sapevo che andavi a parare lì, perché lui è di Piadena, se sì, non sbaglio, per cui siamo molto amici, quindi con cittadini e amici. Sì. Blocco un po' più breve del solito, ma lo chiudiamo prima di andare in pubblicità, aprendo già la seconda, perché abbiamo tanto da vedere in seconda e in terza, e del resto i nostri ospiti giocano in seconda e in terza categoria, e andiamo a vederci. Prima però facciamo un salto sul Cremasco e Francesco Iacini ci mostra com'è andata il derby, che non è di Cremona provincia, ma è comunque un derby, e capiremo perché, tra Doverese e Crespiatica. Vediamo. La Doverese vince in rimonta il derby contro i cugini lodigiani del Crespiatica. La distanza tra i due paesi è di una manciata di metri e scaccia i fantasmi recenti che hanno preso forma dopo 4 KO di fila. La prima conclusione della Doverese, il tiro di Tricarico, è respinto di testa da un difensore del Crespiatica. Al 10° minuto, da una bella azione corale, Borletti, abile a mettere a sedere 2 difensori con una finta, porta in vantaggio gli ospiti, acuendo il momento difficile dei locali, che impiegano un po' a reagire. Nei minuti successivi, infatti, il Crespiatica va vicino al raddoppio per 2 volte con Acab. Nella prima occasione manca l'aggancio da ottima posizione, nella seconda il tiro in girata dal limite non inquadra lo specchio della porta. Al 27° arriva improvviso il pareggio della Doverese. Robesti viene atterrato in area dopo aver lottato con forza per tenere palla e bomber Brusca Gin dagli 11 metri realizza il pareggio. Nel finale di tempo Borletti spedisce lontano dai pali una punizione da posizione importante. A inizio ripresa il Crespiatica con Bersani dal limite è pericoloso, con una conclusione a mezza altezza che va fuori di poco. La Doverese risponde con una punizione di Rizzi, sulla quale è davvero miracoloso il portiere, fortunato poi sul tapin inchiodato fuori. Acab spreca un'altra occasione per gli ospiti colpendo di collo troppo pieno, poi ancora Crespiatica. Pernigoni devia in angolo il colpo di testa di Borletti dal cuore dell'area. Occasionissima per la Doverese in un derby sempre vivace e aperto, Geroli manda in angolo il diagonale di Rizzi. Al 71° il gol partita, da calcio d'angolo Donati in corner trova l'angolo giusto per realizzare il 2-1. Poco dopo Piccichino sfiora la porta, ancora su azione da corner con un bel colpo di testa, mentre nel finale un tiro di Acab viene murato dalla difesa della Doverese e Butkov manda alto da posizione decisamente golosa sull'ultima azione. Così vince la Doverese, che muove la classifica e vorrà cercare la continuità di risultati a Castelleone. Il Crespiatica domenica prossima ospiterà invece la capolista Salvirola. A fine gara parla per tutti il capitano dei locali, Fabio Piccichino. Arrivo perché veniamo da 4 sconfitte consecutive e si arriva alla vittoria, poi è venuto nel derby ancora più bello. Ma la chiave di lettura di questa gara, tra l'altro in rimonta, però forse ci avete creduto di più. Sì, abbiamo preso gol quando stavamo giocando di più noi. Dopo è capitato il rigore, abbiamo messo sull'1-1 e dopo abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma siamo riusciti alla fine a fare 2-1. L'importante è quello, dopo. Adesso va bene il risultato. Cambierà adesso un po' il campionato della Doverese in base anche a questa vittoria? Si spera, speriamo che ha dato la sveglia un po' a tutti. E con questa fanno 9, la Leoncelli non lascia scampo alle rivali, che iniziano ora anche ad arrancare, pur essendo la Rapid United ancora imbattuta, vincendo sul campo difficile e pesante della Pieve 0-10. Inizio folgorante dei Leoni di Vescovato, con la punizione di Gilardi che al 2° minuto si infila sotto l'incrocio, sorprendendo il portiere sul 2° palo. Risposta della Pieve timida, come il diagonale tentato da Iannacone da destra e parato da Raimondi.
La Leoncelli ci prova ancora da fuori con Valetti che sta scaldando il piede. A segnare è però Fadini che si fa trovare pronto al colpo al volo su respinta corta della difesa di casa. Prima di fine tempo, punizione senza esito per i padroni di casa e successivamente azione di Pellini che trova però il muro della difesa vescovatina. Nella ripresa la Leoncelli ha spazio in contropiede e ne approfitta. Non subito, perché la Pieve regge sugli attacchi portati nella stessa azione da Fadini e Tinelli, che si mangia un gol fatto, ma la rete è solo rimandata e arriva sul lancio per Valetti, che salta il portiere e mette dentro il tris. Gol molto simile pure il quarto per la Leoncelli, stavolta a scattare è Fadini, che lanciato dal gemello Valetti non spreca l'appuntamento col gol. A questo punto la capolista si rilassa e concede. Pellini ingaggia un duello con Raimondi. Nel primo caso vince il portiere. Poi ecco l'1-4 dopo che la Leoncelli ha sfiorato poco prima il pocherissimo con una volée di Fadini. Nel finale di gara Raimondi blocca Calcina, battuto però per la seconda volta in pieno recupero da Radi, che supera il portiere in questo caso al terzo tentativo. Due Riccardi. Allora mister, 9 su 9, vediamo i risultati, però trovo il neo nel senso che dico, di solito un allenatore che vuole sempre vincere, quando vinci 4-0 e ti rilassi così un po' si arrabbia. Cosa hai detto i tuoi alla fine? Nessuno parlava, non abbiamo esultato, ma non perché la Pieve è una squadra di qualità, siamo dei ragazzi giovani che secondo me potrebbero fare bene le quote in prima categoria. Però noi dobbiamo trovare gli stimoli noi. Dopo un'ora siamo 4-0, ok, non è un campo dove puoi gestire la partita, perché comunque non era un campo dove tecnicamente puoi fare un possesso palla, sederti. Stiamo facendo sport e lo sport va fatto con intensità, come li facciamo noi gli allenamenti, trovare gli stimoli noi e dare sempre il massimo, perché se non fai così non ti diverti. Noi non ci siamo divertiti. Gli alibi non li voglio, perché comunque vabbè, ho giocato centrale, ho messo dentro un ragazzo dal 2004 centrale dietro, che è giusto che credo in lui, quindi è giusto che si faccia le sue esperienze, faccia i suoi errori. Ho messo un altro ragazzo della Juniores, ma i ragazzi più grandi devono trascinare questi ragazzi e trovare sempre degli stimoli per fare la partita al massimo fino al 95esimo, mettendo delle idee a livello intenso fisicamente e di gruppo, di spirito di gruppo sempre al massimo. Vediamo la classifica, mister, qualcuno dice la Leoncelli voleva provare già a fare una prima mediante magari un ripescaggio, alla fine non è riuscita, però si è trovata con una rosa che di fatto probabilmente è già costruita anche per far bene in prima. Adesso non voglio metterti pressione, a parte che voglio dire, se anche c'è l'hai retta benissimo finora, perché più di così non si poteva fare, pur con qualche limatura che hai detto anche tu alcune volte sulle motivazioni eccetera. Però è vero questo, cioè è già una rosa questa che può pensare al prossimo campionato, lo so che non lo puoi dire. No, perché non ha senso pensare al prossimo campionato adesso. Se io ti posso dire che la Leoncelli se doveva farla prima, se avesse dovuto farla prima, la poteva fare bene, se vuoi te lo dico, e sono sicuro di questo. Però stiamo facendo la seconda. E far la seconda per arrivare primi vuol dire che devi mettere tutto in fila, avere un po' di fortuna, avere pochi infortuni, sapere gestire bene e sbagliare mai o quasi mai. Tra virgolette è più facile fare un buon campionato in prima che essere primi in seconda con una squadra guerrite e fatte bene come sono Rapid, Gambara, Remedello, Castelluccio. Tra quelle la prossima domanda era questa, perché la Rapid non ha ancora perso, ha fatto 3 pareggi e gli unici punti li ha persi lì, anche se sta un po' rallentando, sì. Un po' arrancando, però insomma ha fatto bene, sicuramente. L'Oratorio Gambara sta venendo un attimino fuori, ce l'aspettavamo perché la rosa c'è. Secondo te quale può essere davvero la vostra avversaria? Vabbè, puoi dirmi, siamo noi. Siamo noi, bravo. Va bene, però trovane una. Mi conosci, grande. Andiamo oltre. Noi con Rapid ci giochiamo all'ultima d'andata, però li conosco. Davanti hanno un grosso potenziale offensivo, dietro forse possono concedere qualcosa. Il Gambara domenica c'è Gambara Rapid, sì. E per il Rapid non so se è facilissima la partita, anzi sono sicuro che il Gambara arriva carichissimo e farà una gran partita. Se vogliono farci un regalino lo prendiamo, però noi dobbiamo pensare domenica
alla Stagnolmese, che sarà una partita difficile. Partiamo con questo piccolo amaro in bocca della dell'ultima mezz'ora che non ci è piaciuta, e quindi vogliamo fare una grande partita e sono sicuro che la faremo. Insomma, Pieve Dolmi, tu hai lasciato bei ricordi anche emotivamente forti, perché insomma mi riferisco chiaramente a Gennari, ecco, certo. Chiaramente, però adesso, al di là poi di quell'episodio, così è una gara da ex particolare, insomma ci arrivi bene, però sarà particolare, credo, anche giocare contro questa società, no? Come sicuramente come sì, sicuramente sarà particolare. Quando inizia la partita, come al solito, non cambia niente. Esatto. Però gli stimoli ci sono per far bene, per andare avanti, e sapendo che la Stagnolmese affronterà Leoncelli, che viene da 9 successi di fila, ha poco da perdere, è una squadra giovane sulla falsa riga della Pieve 010, quindi è una squadra dinamica, e sai, i giovani quando ci credono magari sì. Certe partite le affrontano con incoscienza. Imprevedibili nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Così. Però sono sicuro che faremo una grande partita fino al 95esimo. Questo è un messaggio ai tuoi. Adesso lascio stare un Riccardo, vado dall'altro Riccardo, tartasso lui. Pieve 010, allora... segnale, per voi vale il contrario, comunque siete stati in gara, dopo loro, qualcuno dice la Leoncelli fa un altro sport quest'anno, però avete dato un segnale nel finale quantomeno di essere rimasti in partita sempre, da una squadra giovane che magari può tendere più di altre a deprimersi, è comunque un buon messaggio che avete dato al di là della sconfitta. Certo, ma infatti i due, cioè, sapevamo già al venerdì che comunque affrontavamo la prima della classe, la Leoncelli, 2 gol subiti, tutte vittorie, quindi dentro di noi il pensiero era quello comunque di uscire a testa alta, ok? Che la sconfitta poteva starci, però comunque di non sfigurare, ecco. E penso che appunto la Leoncelli ha preso 2 gol fino a domenica e noi siamo comunque riusciti a fargliene 2 in una volta sola, quindi anche dopo la partita nello spogliatoio questo fatto qua ha fatto molto morale, anche perché comunque le prossime 3 partite che andremo ad affrontare sono comunque scontri decisivi. Vediamo la classifica, perché a proposito di questo domenica c'è Pescarolo Pieve, anzi sabato, perché qui gli anticipi sembra che gli faccia solo il Pescarolo, poi magari faremo un punto della situazione su questa innovazione che forse non tutte le società hanno colto, a me personalmente piace molto, però ecco, quanto pesa una gara così? Siete lì appaiate, il Pescarolo forse ha più esperienza, togliamo anche il forse perché l'età media è un po' più alta, però siete lì, siete a 8 punti pari, quindi ve la giocate. Certo, allora, diciamo che col Pescarolo poi è anche derby tra portieri, perché Pescarolo c'è in porta Dioli. Esatto. E quindi è anche un nostro derby. No, loro sicuramente sono più esperti, noi comunque siamo un gruppo molto, molto, secondo me, molto forte ma anche molto giovane, quindi magari sotto l'aspetto dell'esperienza loro possono essere un po' più avvantaggiati. Resta di fatto che noi comunque, se vogliamo comunque tenere questa categoria e tutto, queste sono partite dove dobbiamo all'80% cercare di vincere, cioè andiamo in campo con la voglia di vincere, la mentalità vincente. Poi dopo può succedere di tutto, però spero che comunque giocando di sabato anche ci sia anche un po' più di gente a vedere la partita, perché appunto essendo giovani magari con un po' più di gente si possono caricare anche loro e rendere al meglio, ecco. E poi terzo tempo rinforzato, vabbè, questo non si può dire. Di più che rinforzato. Andiamo a vedere la seconda J adesso, che prima abbiamo visto le immagini di Doverese Crespiatica. Eccole qui, il colpo l'ha fatto l'Oratorio Castelleone 3-2 a Casaletto, non sbagli invece il Salvirola con il Pieranica, questi risultati, vediamo anche la graduatoria, il peso anche della vittoria della Doverese, lo vedete per la classifica, perché insomma ha preso veramente respiro ed è riuscito a risalire, in questo momento sarebbe anche fuori dai play-out, lì davanti invece è Bagar, anche se Salvirola ha preso un importante margine. Andiamo adesso in seconda L, prima di parlare dei risultati della classifica andiamo a vederci la sintesi, ringraziando Giando Girelli per le immagini che ci ha girato, di Robecco San Luigi Pizzichettone. Piove a dirotto a Robecco d'Oglio e piovono anche gol nel derby tra i locali e il San Luigi Pizzichettone. All'ottavo la squadra ospite sorprende i più quotati padroni di casa con la bella azione personale di Michele Agazzi che vale lo 0-1.
Risponde Robecco con la botta dai 30 metri di Grandi che non sorprende il portiere. Dall'altra parte ancora San Luigi, ancora con Agazzi, l'estremo di casa la tiene lì. Al 19esimo zuccata di Ferrari che però risulta troppo centrale. Insiste Robecco ma il diagonale di Presti non trova la rete per l'opposizione di Maggi. Di contro, occhio al contropiede dei Picelei che sprecano in questo modo l'opportunità di raddoppiare per ben due volte. Nel secondo caso lo sparo di Clerici è duplice ma non basta. Ancora il San Luigi, decisamente in un buon momento, diagonale stretto di Fontana che non spaventa il portiere. Il gol del pareggio è un regalo di Maggi a fine tempo, il portiere si lascia sfuggire il pallone bagnato, calciato centrale su punizione da Filippo Grandi, 1-1. Per il San Luigi, tuttavia, la sagra degli sprechi non è finita, Bossi manca così il nuovo sorpasso. Errori che gli ospiti pagheranno poi nella ripresa quando il San Luigi parte comunque meglio, pallonetto di Agazzi, sulla linea un difensore, Cappelli, salva tutto. La gara gira definitivamente al 59esimo. Cross da destra di Enrico Girelli, grandissimo gesto tecnico di Gianluca Girelli, che poi esulti in favore di telecamera con dedica ad un amico andatosene troppo presto, Giordano. Un gol tutto da rivedere. Anche Robecco ora concede qualcosa con i suoi attaccanti, mentre il ritmo si abbassa, complice il campo pesante. Gianluca Girelli di testa colpisce la base del palo per quello che però sembrava più un assist per il compagno. Ancora Gianluca Girelli, manca la doppietta personale centrando in pieno la traversa col tapine successivo di Enrico Girelli che finisce alto. Ultimi squilli, ultimi spari, Bianchi para su Ramella ben lanciato in verticale, poi i decibel ospiti si alzano quando proprio Ramella mette dentro su Torre in profondità, ma per l'arbitro è fuori gioco. Nel finale Gianluca Girelli trova la doppietta tanto cercata, infilando la porta sguarnita dopo uscita così così del portiere, finisce 3-1. E allora i risultati e la classifica del girone L, ricordiamoci il girone lodigiano ma misto di fatto, qui tripletta ancora di Rabaglio che prima o poi facciamo i conti perché davvero continua a fare andare avanti a suon di triplette. Diciamo che il risultato più clamoroso qui è l'1-0 del Corona che però è in un buon momento, terza vittoria di fila, ma insomma ha battuto comunque il Casalbuttano. Vediamo la classifica, qui domenica c'è un interessante Casalbuttano Persico Dosimo, direi che insomma può dire molto di quella zona di vetta dove le prime cinque stanno iniziando a creare un piccolo crepaccio, anche perché il Corona non credo voglia stare in alto, cioè lo vogliono tutti chiaramente, però non ha una rosa costruita per stare in alto, però chissà che non possa farcela. Faccio notare una cosa così magari qualche società prende appunti: da quando abbiamo portato la telecamera al Corona chiedendo di riprendere la partita hanno fatto 3 vittorie di fila, quindi insomma se volete fare la fila per prenotare la telecamera noi ci siamo. Battute a parte, andiamo in terza adesso, terza A, girone cremasco inficiato da un rinvio che però è importante perché è quello dell'oratorio Sabbioni, non sbagli invece il Castelnuovo che riparte subito. Vediamo la graduatoria dove i Sabbioni proprio sono sia a 7 punti ma teoricamente potrebbero andare a 1 perché hanno una gara in meno e hanno già riposato, quindi attenzione perché insomma questo campionato è più aperto di quanto non sembri vedendo questa classifica, perché c'è il fattore asterisco con le varie gare di riposo da recuperare. Adesso andiamo a vederci le immagini di Esperia Sospirese e poi ne parliamo con i nostri ospiti in studio. Gara davvero non male, andiamo a vedere. È una grande rimonta quella che consente all'Esperia di ribaltare la Sospirese dallo 0-2 del primo tempo al 3-2 finale in un derby davvero molto molto acceso. Al secondo minuto bel diagonale di Trombini, fuori di poco, Vidalba comunque era sulla traiettoria. Al 13esimo cross da destra di Pellini, Cesini anticipa il portiere di testa ma la sfera esce alta di poco. Ancora Cesini protagonista al 15esimo, la sua conclusione è pericolosa dopo un'azione confusa dell'Esperia. Al 24esimo il vantaggio ospite, contropiede della Sospirese, Trombini scappa a destra e cross in mezzo, Somenzi in grande giornata appoggia in rete al volo lo 0-1. Al 36esimo ecco la risposta dell'Esperia, botta al volo da fuori, traversa piena colpita da Baiberri che sta già scaldando il piede. Al 44esimo la Sospirese va vicina al 2-0 perché Marazzi di testa manda di poco alto sulla traversa. È il momento migliore dei Viola che infatti prima dell'intervallo raddoppiano con un eurogol di Somenzi che trova il 7 dalla lunga distanza. Sembra una gara chiusa ma la ripresa è tutta dell'Esperia mentre scende l'acqua sempre più copiosa. Il terreno si fa pesante ma il team di Cremona Città non se ne cura.
Al secondo tiro da fuori di Baiberi, respinto dal portiere sui piedi di Palma che insacca da due passi l'1-2. L'Esperi allora ci crede, al tredicesimo arriva il pareggio, bel cross di Pellini, Cesini anticipa tutti con un gesto da grande attaccante e insacca il 2-2. Al 33esimo la rimonta si completa, Baiberri segna su punizione il 3-2 con un piazzato conquistato da Popa Robert, giovane talento gialloblu, classe 2005. L'Esperia dunque fa festa e tiene il passo del treno playoff. Ma porca vacca! Mamma! Ringraziamo la società di casa per le riprese, chiaramente, e adesso insomma ne parliamo perché vediamo i risultati della classifica. Allora, l'Esperia Sospirese, parto da Cesini, mi sembrava un po' una sfida per provare a star dietro alle prime 4-5 che comunque hanno finora avuto un passo un po' diverso. Siete riusciti voi, grande reazione di carattere. Nell'intervallo vi ha detto qualcosa, si chiede sempre così di solito perché si è proprio visto, si sono viste due partite diverse. Ma allora, sì, come dici tu, era una sfida un po' dentro fuori, chiamiamola, perché comunque il campionato è corto, era tutta settimana che ne parlavamo e che dicevamo che bisognava vincere, giocare bene, giocare male, ma bisognava fare tre punti per stare attaccati a quelle davanti, perché, per non staccarsi dal gruppo. Quando vai in campo e poi dopo un tempo sei sotto 2-0, pur avendo avuto occasioni, era già più partite che avevamo occasioni ma non riuscivamo a segnare, e quindi arrivi forse un po' demoralizzato a fine primo tempo. Siamo entrati negli spogliatoi, non abbiamo parlato troppo, siamo stati 5 minuti negli spogliatoi e ci siamo guardati e abbiamo detto usciamo e ribaltiamo il risultato. Siamo usciti, abbiamo aspettato sotto il diluvio l'altra squadra che era ancora negli spogliatoi, ma anche quello secondo me è stato un segno di carattere che ha fatto capire che volevamo vincerla. Siamo riusciti a far gol subito, è stato importantissimo quello. Eh sì. E quindi il 2-1 ha un po' tagliato le gambe alla Sospirese, ha dato molta fiducia a noi, e il 2-2 forse è stato il punto che ci ha fatto capire, cioè ci siamo guardati in campo e abbiamo detto oggi la portiamo a casa, la vinciamo. Poteva vincere. Poi certo. È arrivato un gran gol secondo me su punizione di Baiberri, perché dal campo non mi sembrava così, ma rivedendolo in effetti la palla era a volte quasi sotto la traversa. Le telecamere mostrano cose che non si colgono subito, certo. Michele, vengo da te perché è un campionato oltre che corto, che ha due squadre che ai loro sembrano un po' materasso, perché insomma zero punti. Cioè vuol dire che forse rimontare è un po' più difficile per voi che volete provare magari questa rimonta sui playoff? Come la valuti? Beh, rimontare in un campionato così corto, con così poche partite, è complicato. Noi ci crediamo e ci crederemo fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di riuscire adesso come primo obiettivo di riagganciare il treno playoff. Adesso domenica abbiamo una partita importantissima perché andiamo a giocare a Canneto, che è la squadra che è davanti a noi di 4 punti. Dobbiamo per forza andare in campo, cercare di fare 3 punti, giocando bene, giocando male, quello lì conta poco. C'è da fare punti e provare a riagganciare, a stare agganciati a questo treno playoff. Poi, se più avanti ci si potrà giocare qualcosa di più, vedremo. Importante è stare attaccati a quel treno lì, a quel gruppo lì. E il fatto che ci siano due squadre materasso che però comunque danno filo da torcere tutte le domeniche, perché anche domenica il Castellucchio ha perso 2-1 con la Ciria, quindi sì, vuol dire che comunque anche se hanno 0 punti non sono squadre che vanno in campo e vinci 5-6-0, perché anche l'Azzurra anche con noi ha perso 2-0, ma anche domenica ha perso 1-0 con la Cannetese, quindi vuol dire che sono squadre che stanno in partita fino al 95esimo e sono materasso forse per i pochi punti, cioè per gli 0 punti che hanno in questo momento in classifica, però non per le prestazioni probabilmente, e forse meriterebbero anche qualcosa in più, perché stando sempre in partita sono squadre che comunque vanno prese con le pinze anche loro, ecco. Una domanda veloce, una Cesini e una te, la stessa domanda: la vostra favorita in questo campionato è davvero il Casaloldo o ce ne sono altre? Lapidario, velocissimo, prima Michele poi Marcello. Allora, il Casaloldo ha fatto una squadra importante secondo me, e diciamo che a nomi anche loro hanno fatto una squadra molto importante, però secondo me ci sono tre o quattro squadre che in questo momento giustamente sono là in alto: Primavera, Ciria, Marini e Casaloldo. Quindi secondo me in quel momento qua è giusto che siano loro là in alto, perché sono quelle probabilmente in questo momento più solide e quadrate. Marcello, un nome però, un nome
Casaloldo e Primavera, secondo me. Due, se dai, la giocano. Due te li concedo. Velocissimi, perché dobbiamo andare a vedere la top 11, le 11 migliori prestazioni della domenica. Non è stato facile sceglierne solo 11, anche perché c'era una raffica di triplette. È già citato Badini, manca una I, ma fa lo stesso. Doppietta di Ferretti, Rota, Caltic, altra tripletta, Rabagli, insomma, tanti gol. Cofferati che para due rigori della Quanega, così ci mettiamo anche il portiere. Quindi penso che il vincitore del goalkeeper quest'anno sia più. Questa settimana sì, lui sia scontato, no? Perché lui insomma, era al primo posto, ecco, della, due rigori della nostra parati, classifica. Non è male. La schedina, velocemente, prima il primo blocco, poi il secondo. Vediamo dove avete messo le triple. Allora, Barbisotti 1x2, Castelverde, Castelvetro. 1x2 Villa Romanengo Cesini, 1x2 anche Rabaiotti, quindi vanno in coppia. E poi Matarozzi, giriamo pagina perché c'è la tripla anche di Matarozzi. No, non l'hai messa, non hai messo la tripla. No. Ah, ok, coraggioso. Pensavo ci fosse, invece no. Perfetto, diciamo che confermate tutto. Confermiamo. L'accendiamo. Un grazie ai nostri ospiti, a Riccardo Rabaiotti della Leoncelli. Ciao grazie mister. Grazie a voi, buona serata. A presto. Per l'Esperia, Marcello Cesini. Ciao a tutti, grazie. E Michele Barbisotti. Grazie, buona serata a tutti. E per la Pieve 010, Riccardo Matarozzi. Grazie. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Grazie anche a voi da casa che ci avete seguito fino adesso. Noi ci rivediamo, come sempre, martedì prossimo alle ore 22, tutti in campo, come sempre, su Cremona 1. Buonanotte a tutti. Vedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.